accolti in questo momento dal grande palazzo dei priori, qui a parlare di uno squarcio, di un frame di vita quotidiana attraverso l'opera dello scultore Massimo Capezzali, Squarcio Umbro. E vi parlerò dell'opera assieme a queste due splendide ragazze, ovvero Morgana Crumbo. Morgana, Sì. Morgana, mi ricordo una canzone, Fata Morgana dei Litfiba. Gaia. Amica Gaia. Gaia, qui con Morgana e Gaia a parlare dell'arte odierna. Ciò che ho detto tutta la giornata, potremmo dire, è che oggi più che mai vive questo stato energetico nelle cose, vive soprattutto la consapevolezza di questo stato energetico. Voi che siete giovani, sentite questa ricerca dentro di voi delle vibrazioni energetiche, di andare oltre la forma per sentire, vivere le cose. Dici, senti questa vibrazione dentro di te, questa ricerca di vedere, andare oltre la materia per cogliere la vibrazione Io energetica. lo Ecco, sento, sì. e qui Sono ne abbiamo un esempio, qui, esattamente come questo palazzo. Amici cari, che vibra, così vibrano le opere del grande maestro Massimo Capezzali. Ogni elemento, il legno d'olivo che si fa vivo, che ci fa percepire nella forma, attraverso la visione, attraverso il tatto, questa vibrazione. Ti invito a toccare l'opera. L'intagliatura, volta a raccontare questo momento intimo, qui dentro queste casette ci siamo noi, c'è la nostra vitalità, la nostra quotidianità, Gaia cara. Gaia, ho visto che hai osservato l'opera in maniera attenta. Cosa ci dici di questo lavoro? Sento attraverso la Continuiamo. visione del tuo sguardo che hai sentito qualcosa? Vuoi raccontarci questa percezione? È sicuramente un'opera molto bella, molto originale, perché comunque si parte da un materiale prima, una Alza materia la prima, voce, da perché una ciò che materia stai dicendo è prima, molto molto notevole. e che non è una cosa banale, e ne ha tirato fuori comunque un capolavoro, quindi direi che è Un un battito di vita, quel battito. battito che la nostra Morgana riesce a percepire, riesce a sentire, i nostri giovani che sanno andare al di là della materia, che sanno cogliere queste vibrazioni. E qui il nostro artista Massimo Capezzali, che ne è il fattore di questa energia portante. Legno di ulivo che si fa vita, Gaia. Legno di ulivo che diventa arte, quell'arte che resterà per sempre nel racconto delle pagine sicuramente della storia dell'arte, ma soprattutto nelle pagine del nostro cuore, perché questo siamo noi, la nostra arte. Massimo Capezzali, grazie Gaia, grazie Morgana e grazie Grazie, maestro. grazie.